Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua pronti ad andare a continuare il Tour de France con il nostro pro team americo-canadese. Allora riprendo da qua dalle classifiche perché volevo ricordarvelo un attimo. Vi ricordo che siamo primi nella maglia Poix e siamo quinti nella maglia verde. Il nostro obiettivo è tentare di vincere una tappa e tentare di portarci a casa la Poix, se ci riusciamo, vediamo. Allora, intanto si inizia subito dalla tappa 6, ma prima di iniziare io sono fresco di live della Jumbo, appena finita per me, sto registrando il video subito dopo e vi ricordo che nell'estrazione della prossima squadra è uscita la UAE, quindi avremo subito uno scontro diretto e lo faremo quest'oggi alle 16. Faremo la prima parte del tour con la UAE in live qua su YouTube, quindi mi raccomando non perdetevelo alle 16 di oggi, mi raccomando, ragazzi. Allora, tappa numero 6, prima tappa vera di montagna, dobbiamo tentare di mettere in fuga Jorgensen per la Poix e anche per la tappa, nella speranza che arrivi la fuga, perché sinceramente dal gruppo con Woods non è che possiamo fare molto. Ed eccoci qua alla partenza con il nostro Jorgensen. Allora, proviamo a mettere in fuga Jorgensen e G. Questa è la mia strategia, quindi facciamo segui gli attacchi. Non sto lì neanche a farli attaccare io, tanto è abbastanza inutile. Allora, vediamo solo se la fuga può andare. Allora, Jorgensen così, G, Gregario, ok. Così dovrebbe andare a tirare G, infatti. Vediamo se la fuga può andare. 50 minuti, sì, 50 minuti, 50 secondi. 1.14. Attenzione, c'è del tira e molla come al solito. Il gruppo non sta lasciando fare. Chi è che sta tirando? La Cofidis? Forse perché non ha piazzato nessuno in fuga. Penso proprio di sì, che sia per quello. Vediamo, raga. Un minuto, continua il tiro a molla, partono altri attacchi che però vengono subito ripresi dal gruppo. Ci prova Benjamin Thomas, eccolo qua, uno della Cofidis che ci prova. Il nostro Derek G, attenzione, sta lavorando un po' troppo. Siamo al GPM comunque, quindi concentriamoci lì. E la fuga è andata, 2 minuti e 25, molto bene. Allora, proviamo a prendere questi primi due punti per la Poix che già abbiamo, che dobbiamo tentare di rinforzare nel corso di questa tappa. 800 metri, vediamo, ancora Jorgensen davanti con Van Avermaet dietro, vediamo ragazzi, 600, 500, proviamo a partire ora, ai 400 metri parte il nostro Jorgensen. Vi ricordo che Jorgensen non è per nulla veloce, quindi può avere delle difficoltà a prendersi questi due punti, ma in realtà così non è, perché riesce a prendersi, grandissimo. E andiamo al prossimo GPM. Ed eccoci qua, siamo già dentro l'ultimo, cioè un chilometro al GPM, ecco, perdonatemi, l'ho ripreso un filino più tardi. Attenzione perché il nostro Jorgensen stava prendendo il gel blu quando questi hanno attaccato molto presto, hanno attaccato prima dell'ultimo chilometro, molto molto strano, però vediamo Jorgensen che riesce ad uscire all'ultimo e se riprende lui, 10 punti, bravissimo il nostro Jorgensen, molto molto bene per la Poix. Piccola cosa, purtroppo si è già staccato Derek G, quindi rimaniamo già da soli. Ed eccoci qua sul GPM più importante di questa giornata, a parte l'arrivo, ovvero quest'All Category, dove ci sono 20 punti in palio. Vediamo se Jorgensen riesce a strapparli a pozzo vivo. Ragazzi, Woods gli ho già dovuto dare il gel blu, quindi io penso che per questa tappa non ci sia molto da fare. Credo che si concluda con questo GPM questa tappa, penso. Anche se sarebbe bello che arrivassero questi due all'arrivo, ovvero Pozzovivo e il nostro Jorgensen. Vediamo se Jorgensen riesce a prendersi questo GPM da tranquillo, no? Perché Pozzovivo ci prova, vediamo, però non ne ha, ragazzi. E quindi il nostro Jorgensen si va a prendere questi 20 punti. Ora, aspettiamo Pozzovivo e direi che ci vedremo poi nell'ultima salita per magari qualche aggiornamento, anche se, ripeto, non penso proprio che riusciamo a fare qualcosa, ecco. Ragazzi, riprendo ora quando siamo a 8 km e mezzo dall'arrivo. Io direi che Woods lo rialzo, perché tanto si nota già dalle energie che ha che non può riuscire a farmi qualcosa in questa tappa. Direi che lo rialziamo e penso che Jorgensen, allora è ancora qua davanti, però manca ancora troppo all'arrivo. Direi che lo vediamo così, gli do ritmo all'80 e vediamo se viene ripreso. Sì, viene ripreso a brevissimo, eccolo lì, praticamente è ripreso ora. Tendiamo il gruppo.
Perfetto, siamo stati ripresi dal gruppo dei migliori, quindi direi che anche per lui si rialza, va bello tranquillo e la nostra tappa finisce così. Tappa che viene vinta da Pogacar, noi appunto arriviamo 29esimi con Jorgensen. Per la Poix molto bene ovviamente per la Poix. Andiamo a vedere un attimo la classifica generale, perché ho premuto X e non me la dà, ok. Classifica generale, vabbè, non ci interessa questa, ci interessa questa qua della Poix, che abbiamo un discreto margine su Pozzovivo, quindi non male. Per la maglia verde, Boivin guadagna posizione su Girmay, anche se sono alla pari esattamente come prima, però guadagna una posizione, va bene così. Andiamo alla prossima tappa, che è una volata. Allora, io ragazzi, ve lo dico, ci provo con Boivin a fare qualcosa, non vi aspettate molto, però ci proviamo. Ragazzi, entriamo ora negli ultimi 5 km. Nella tappa di prima non mi ero accorto, ma si è ritirato Hugo Hull, quindi abbiamo perso un altro corridore. Dopo Quinn nel primo episodio abbiamo perso anche Hugo Hull in questo secondo episodio. In più Derek G è di nuovo caduto. Questa è la classica tappa che quando siamo in live per i Tour de France la chiamo la tappa Derek G, perché qua arriva spesso la fuga e spesso c'è Derek G, ma noi non siamo potuti... non siamo riusciti a metterlo dentro, ma neanche abbiamo potuto provare, perché era già caduto prima di questa tappa e in più è ricaduto pure adesso, quindi capite bene che non ne aveva per provarci. Quindi la fuga rischia di arrivare e noi non siamo presenti e vediamo 2,5 km, se non si piantano arriva la fuga. A noi non è che ci cambia molto, perché tanto anche qua dietro, cioè, siamo con Boivin, non è che sono con il miglior velocista, ecco. Anzi, abbiamo pure un bellissimo meno uno, quindi non vi aspettate molto. Insomma, ho già rialzato Woods e Jorgensen perché mi servono per la Puy de Dôme, quindi se risparmio energie è meglio. Proviamo a partire, siamo partiti quasi in scia di Van der Poel, ora in realtà non siamo più in scia. Arriva Thyssen, proviamo a tenere la sua scia, non ci riusciamo, vediamo. Speriamo, almeno una top 10, oddio, però davanti erano in 5, quindi la vedo dura la top 10. Però dai, non è andata malissimo sta volata, per essere con Boivin. Vince Van Avermaet dalla fuga, noi arriviamo 12esimi, che comunque, cioè saremmo arrivati settimi del gruppo, che non è malissimo, quindi dai, ci può stare, comunque è stata una volata discreta. Attenzione, si è ritirato Pogacar. È caduto Pogacar. Vabbè, a noi non ci interessa, però sì, è caduto Pogacar. Si è ritirato Pogacar, piccolo colpo di scena, ma a noi sinceramente non ci interessa. Vabbè, un rivale in meno in qualche tappa da provare a battere, ecco, per provare a vincere una tappa, solo quello. Allora, ottava tappa, altra tappa di volata. Riproviamo con Boivin, ci vediamo sempre nel finale. Io tenterò di fare anche il traguardo volante, ma se c'è il ritmo allucinante come al solito, io non lo faccio, cioè sono comunque con Boivin, perché devo andare a dare tutto per un traguardo volante, soprattutto adesso che è posto anche dopo il rifornimento, quindi non posso neanche prendere gel rosso durante il traguardo volante. Quindi ragazzi, ci vediamo solo nel finale. 5 km all'arrivo, siamo con Boivin. Ragazzi, attenzione, perché rischia di nuovo di arrivare la fuga e noi non siamo di nuovo presenti, perché la mia squadra, ripeto, è impossibile da mettere in fuga in questo momento, perché ci avevo tutti stanchi, cioè sono ancora molto molto stanchi. Infatti ho già rialzato Woods e Jorgensen, soprattutto perché mi devono fare la fuga nella prossima tappa, almeno uno dei due, che è quella della Puy de Dôme, se non erro la prossima, vorrei dire una cavolata, però dovrebbe essere quella della Puy de Dôme. Vediamo ragazzi, è lì la fuga, è lì. Praticamente in questo gruppo c'è solo Boivin dei nostri, li ho rialzati tutti gli altri, proprio per fargli risparmiare energie, perché sono messi veramente male, raga, ma veramente veramente male. Allora ragazzi, questa la conosciamo, è la volata in leggera salita, quindi è importante non partire troppo presto. Parte già adesso De Lì, parte ora Milan con Caruso, proviamo a partire adesso noi, vediamo la fuga arriva, sì, uno della fuga vince, che è Kung. Noi purtroppo non riusciamo neanche ad entrare in top 10, mi sa, però raga, ripeto, meglio di così non si potrà fare. Col senno di poi era da mettere qualcuno in fuga, sì, però lo vedete anche voi, guardate, le nostre energie sono uno schifo, quindi cioè, anche se mettevo Simmons, per dire, non riuscivo a vincere, aveva delle energie imbarazzanti, ecco. No, in realtà siamo dentro la top 10, arriviamo ottavi con Boivin, comunque un risultato decente, lo reputo decente. Kung vince, va bene così ragazzi, ora, raga,
ci dovrebbe essere la Puy de Dôme. Noi abbiamo due professionisti della Puy de Dôme, Woods e Jorgensen, primo e terzo mi pare che sia arrivato, o era stato ripreso dal gruppo, no? Mi sa che non era neanche arrivato a podio Jorgensen, però aveva fatto quell'attacco che poi era stato ripreso all'ultimo da Woods, ovviamente parlo del Tour de France reale. Allora, nona tappa, Puy de Dôme, proviamo a mettere in fuga uno dei due o forse anche tutti e due, vediamo. Però ci serve un buon picco, ci serve un buon picco di forma su uno dei due, se no la vedo veramente dura. Ed eccoci qua alla partenza, purtroppo nessuno dei due ha un buon picco di forma, hanno solo lo zero. Io non so cosa sia servito dare il picco di forma al Tour de France a Woods e Jorgensen, se poi non ce l'hanno mai, però va bene. Proviamo a metterli in fuga tutti e due, tentiamoci. Proverei a mettere in fuga insieme a loro Craddock, perché Derek G è messo veramente male. Proviamo ad andare in fuga in tre. Per ora ci riusciamo, collabora, per ora solo Craddock deve andare a collaborare. Allora, non so su chi puntare, se su Woods o su Jorgensen, lo scopriremo anche più avanti, forse su Woods, forse su Jorgensen, non lo so, non si sa ragazzi. Allora, intanto vediamo se la fuga può andare, direi di sì. Direi che la fuga è già andata, quindi molto molto bene. Allora ci vediamo in GPM con Jorgensen, anche se sono tutti terza categoria, quindi sarà tosta prenderli perché non è veloce Jorgensen, però ci proviamo. E poi vediamo nel finale. Primo GPM di giornata, questa terza categoria, ovviamente due punti per il primo. Vediamo ragazzi, già partono, già sono partiti lì davanti. Vabbè, ci staremo dentro l'ultimo chilometro, proviamo a partire noi ora. Vediamo ragazzi, esce fuori fortissimo Jorgensen e abbiamo preso un bello slancio. Ho fatto la furbata, ho dato gas poco prima che c'era la leggera discesa, poi ritornava in salita e io ho preso velocità e siamo riusciti a prenderci questi due punti. Bene così. Ed eccoci qua, secondo GPM, vediamo un po' se riusciamo a ripeterci e prendere anche questi due punti. Si porta davanti proprio il nostro Jorgensen, parte Barguil con dietro la Tour. 600 metri, 500, proviamo a partire ora. Proviamo a vedere se Jorgensen riesce a prendersi questi due punti. Vediamo, vediamo, deve resistere al ritorno degli altri più veloci e ce la fa, ci resiste e quindi due punti per lui. Terzo GPM di giornata, sempre terza categoria, sempre due punti. Vediamo il nostro Jorgensen che si porta davanti. Ragazzi, purtroppo il gruppo non sta lasciando fare, quindi ho paura che la fuga non possa arrivare. Il che vorrebbe dire che abbiamo zero chance di fare, zero chance appunto di provare a vincere questa tappa. Intanto ci andiamo a prendere questi due punti, però lo vedete anche voi. Qua devo prendere una decisione, penso che il leader è Woods, anche perché è un po' più fortino in montagna, quindi ora Jorgensen andrà a collaborare. Vediamo, ci vediamo nel finale. Ragazzi ci siamo, inizia ora la Puy de Dôme. Vediamo, io ho messo a tutta Jorgensen, ragazzi, è a tutta, per provare a far arrivare la fuga, a provare a inventare qualcosa, insomma, per tentare di far arrivare questa fuga. Però, ragazzi, io la vedo veramente, veramente dura, penso che non ci arrivi la fuga. E questo diventa un bel problema, perché significherebbe che questa tappa per noi finisce qua. Allora io provo a portar via il gruppo, ragazzi, ci voglio provare a portar via un gruppettino qua, quindi attacco, andiamo con Woods, vediamo ragazzi, è l'unica cosa da fare, provare a muoversi e portar via magari piccolo gruppettino, vediamo un po'. Per ora Woods fa il vuoto, rimane da solo, vediamo. Woods ancora, però non può mantenere questo ritmo, quindi mettiamoci sul ritmo all'80. Vediamo ragazzi, vediamo. Woods per ora bene, partito veramente forte e cattivo. Ragazzi, perdonatemi se lo vedete solo andando avanti veloce, ma tanto non c'è nulla da fare. Allora, dobbiamo sfruttare sempre questa parte qua per prendere il gel. Ragazzi, attenzione, Attenzione a Woods, che ha ancora 2 minuti e 40 e inizia ora la parte più dura. La parte più dura per lui inizia ora. Vediamo raga, lascio fare il gioco perché mi sento più sicuro se lascio fare a ritmo all'80. Ragazzi, vediamo. Woods, che ha 3 minuti di vantaggio. A 3 km dalla fine. Attenzione, Venepoel, gli sta ritornando sotto. Occhio.
Ok, bene, pull. A 2 km lo ripiglio io. Cazzo, ragazzi. Cazzo. No, lascio ancora fare un pochettino al gioco. 1 km. 1 km, ragazzi. 1 km per il nostro Woods che sta tentando di fare un mezzo miracolo, ma gli stanno rientrando tutti. No, raga, no, raga, no, raga, no, raga, no, raga. Raga, no, non voglio perderla così. No, ragazzi, la perdiamo così. Ci rientra ora Evenepoel insieme ad Almeida che sta tirando. Vediamo, ragazzi. Comunque, ancora qua, Woods, è ancora qua a sperare. 400 metri. Devo provarci ora. Devo provarci ora a creare un piccolo bocchettino. Lo so, ragazzi, no, è andata, è andata, è andata, è andata. Ci ho provato ora, ma nulla da fare, raga. Comunque, quinta posizione, quindi gran bel risultato per il nostro Woods. Peccato solo che proprio all'ultimo, essere ripresi così all'ultimo. Ho fatto bene a lasciar fare il gioco perché se riprendevo io, non lo so, è sempre meglio far gestire il gioco. Se sei da solo, lasci il ritmo all'80 e fai gestire. Peccato, mi viene solo da dire peccato, ci avevo creduto, ci avevo creduto. E allora purtroppo ci riprendono proprio alla fine, arriviamo comunque quinti con Woods, buon risultato, però diciamo che fa venire nervoso perdere così, però non ne aveva più il nostro Woods, va bene così insomma. Jorgensen è sempre primo nei GPM, quindi perlomeno la maglia poa ce l'abbiamo sempre noi. Andiamo alla prossima tappa che sarà anche l'ultima di questo episodio, la Vulcania Issoire. Ormai la conosciamo, spesso arriva la fuga, proviamo a piazzare qualcuno in fuga, magari proprio Jorgensen che ci sono un po' di punticini per il GPM, vediamo anche in base ai picchi e vediamo, speriamo che arrivi la fuga, ecco. Ed eccoci qua alla partenza, notiziona, abbiamo il super picco di forma con Jorgensen, quindi molto bene. Allora, piazzare in fuga Jorgensen insieme a Derek G e a Simmons. Proverei questa fuga a 3, mentre Woods rimane nel gruppo in caso che la fuga non arrivi. Allora, parte già subito il nostro Jorgensen insieme a G e Simmons, quindi molto bene. Collabora, facciamo collaborare prima G che tanto non ha un gran bel picco di forma per la giornata, mentre Simmons comunque allo zero. Facciamo lavorare un pochettino da regia, attenzione, veniamo subito ripresi, allora subito da riprovarci, magari proviamoci solo con Simmons, magari non andavamo via perché eravamo in troppi, non lo so, collabora, devo dargli gregario se non collabora perché mi scordo, ok, gregario, collabora, vediamo un po', ok, perfetto, vediamo ragazzi, Simmons che sta dando tutto. Vediamo, intanto stiamo arrivando al primo GPM che è un'altra terza categoria, quindi sempre solo 2 punti. Allora Simmons si staccherà, quindi do ritmo al 100 in modo che così possa recuperare. E noi proviamo ad andare a prenderci questi 2 punticini. Vediamo, parte Pozzovivo, 700 metri, perché non ho l'altimetria? Ok. 500 metri, proviamo a partire ora. Sono partito forse in leggero ritardo? Mi sa di sì. Mi sa di sì, vediamo. Vediamo se riesce a recuperare la tour alla fine. Sì, l'ho rischiata, ero partito in leggero ritardo, però ce l'abbiamo fatta. Altro GPM, questa seconda categoria, 5 punti per il primo, vediamo un po'. Jorgensen che si porta davanti, 800 metri. Con Elijah Ber accanto a sé, 700 metri, 600, vediamo ragazzi, 500, proviamo a partire ora, proviamo a partire ora, andiamo testa a testa con Pozzovivo per questi 5 punti, Jorgensen ce la fa, molto bene. Altro seconda categoria, quindi sempre 5 punti per il primo, con il nostro Jorgensen che si porta sempre davanti, vediamo, 800 metri. 700, proviamo già a partire adesso che scollina un pochettino questo GPM. Vediamo se ho fatto bene a partire un filino prima. Vediamo Jorgensen ancora davanti per questi 5 punti e ce la fa il nostro Jorgensen, 5 punti per lui. Altro GPM, terza categoria, 2 punti per il primo. Attenzione che è già partita la volata con Pozzovivo, sempre lui a farla partire per primo. 600 metri, 500. 400, proviamo a partire ora. Forse sono partito di nuovo un filino in ritardo. Proviamo a sfruttare la curva a nostro vantaggio. Vediamo, ce la fa il nostro Jorgensen e si prende altri 2 punti.
sempre due punti in palio in quest'altra terza categoria. Vediamo un po', Jorgensen sempre pronto, sempre pozzo vivo a prendere per primo lui in mano la situazione. 500 metri, proviamo a partire adesso, vediamo, in scia di Zingel, prova ad uscire il nostro Jorgensen per questi due punti, attenzione, ce la fa, grandissimo Jorgensen. Altri due punti in palio in quest'altra terza categoria, vediamo un po', sempre pozzo vivo, sempre lui che per primo va. 700 metri, proviamo ad uscire ora, siccome spiana abbastanza, quindi è volata, praticamente è un traguardo volante questo GPM, e il nostro Jorgensen se li va a prendere lui questi due punti. Ultimo GPM di giornata, questa seconda categoria, 5 punti in palio, e attenzione perché siamo nel finale, vediamo un po', dietro ci sta provando uno Yates ed è Simon, ci sta provando proprio Simon Yates, vediamo noi qua, il nostro Jorgensen, speriamo che Simmons non si stacchi già. 500 metri, proviamo a partire ora con Jorgensen che prova ad andarsi a prendere questi 5 punti, Simmons purtroppo si stacca, speriamo che riesca a rientrare al più presto, diamogli anche il gel, è saltato proprio perché non gli ho dato il gel, gli avevo dato il gel rosso, quindi non ha preso il gel blu ed è saltato proprio. Va bene, tenta di fare il massimo, pedala veloce per provare a rientrare e rimaniamo qua con Pozzo Vivo e il fenomeno, c'è il fenomeno ragazzi, c'è sempre lui, il fenomeno è una garanzia. Allora, dietro diamo il gel, ragazzi vediamo, ora direi che non faccio altri tagli, ci proviamo, perché la riprendo in curva, perché? Perché decido di fare queste follie? Collabora, però stiamo dando troppo, però devo collaborare, sennò fallisce la fuga. Sì, però sta dando veramente troppo Jorgensen, calmati, ok, che forse dei tre è quello meglio messo, però così si va da nessuna parte. Allora vediamo qua, qua in questo tratto che ritorna a salire, potrei provarci. Infatti quello che farò, proviamoci con Jorgensen a partire con la Tour dietro, c'è anche Hindley che si muove, vediamo ragazzi, vediamo, nulla da fare, non si riesce a fare selezione qua, sempre ci portiamo dietro il fenomeno e Pozzo Vivo. Ragazzi qua è dura, qua è molto dura, un minuto di vantaggio. E sembrerebbe che non mi vogliano dare cambi, non capisco perché. Ok, ora la Tour me lo dà il cambio. Allora proverei a prendere il gel blu in questo tratto. Minuto e 16, sarebbe interessante anche capire Woods come è messo. Ok, vediamo raga, vediamo. Voglio stare io in discesa perché ho paura a lasciar dare il gioco, che mi vada Jorgensen a tirare e non recuperi le barrettine, quindi sto io in discesa, la controllo un attimo io, tanto ormai ci siamo ai 10 km, attenzione questi due che si staccano in questo momento. Ok, proviamo a vedere se gli do di collaborare, no ragazzi, devo stare qua io. Non posso permettermi che se ne vadano in questo momento. Sfruttiamo la curva per provare a rientrare senza usare troppo gel rosso. Attenzione, Pozzo Vivo ancora con qualche metro di vantaggio. Il nostro Jorgensen però è presente. Attenzione la Tour, il fenomeno, guardate che attacco da fenomeno ragazzi. Questo è proprio l'attacco da fenomeno. 6 km 8, ancora la Tour davanti. Con il nostro Jorgensen che gli va a dare un cambio. Attenzione, ci stiamo giocando un'opportunità grandissima qua. Un'opportunità grandissima di centrare uno dei nostri obiettivi, ovvero quello di tentare di vincere una tappa. Lasciamo andare Pozzo Vivo. Diamogli il cambio. È volata a 3, ragazzi, è volata a 3. Jorgensen non è velocissimo, ma neanche la Tour e neanche Pozzo Vivo. Oddio, la Tour, vabbè. Il fenomeno è velocista, è scattista, è uomo da salita, lui può fare tutto, però vabbè, quello è un dettaglio insomma. Vediamo se il nostro Jorgensen ne ha.
per provare a stupire. Vediamo. Fra poco c'è la curva a destra, che noi dovremmo fare tutta. Ancora il fenomeno. Il fenomeno, prova ad anticipare. Attenzione al fenomeno. Ok, va bene, non ci facciamo prendere dal panico. Va bene così. Ok, sfruttiamo questa curva per ritornare davanti. Dai che loro hanno sfruttato il gel rosso. Noi invece no, abbiamo ancora tutta la barretta. Concentriamoci ragazzi, un chilometro. Con il fenomeno qua dietro. Partiamo ora, partiamo ora. Partiamo ora con Jorgensen. Jorgensen che fa benissimo questa curva, attenzione. Jorgensen ce la fa e centriamo l'obiettivo, una vittoria di tappa, ce l'abbiamo fatta, grandissimo Jorgensen. E il nostro Jorgensen riesce a centrarci uno dei nostri obiettivi, ovvero quello di vincere una tappa in questo Tour de France. Ce la facciamo, grandissimo Jorgensen che riesce a battere la Tour e Pozzo Vivo in volata. Woods arriva a 29esimo, ma non è che ci interessi molto, quindi dai, sono veramente contento. Mi dispiace ancora per la tappa della Puy de Dôme, però diciamo che ci siamo presi una bella rivincita in questa tappa. Classifica generale non ci interessa, la classifica della maglia Pois siamo primi con anche un discreto punteggio di vantaggio, 54 punti, non male. La maglia verde, vabbè, penso che anche la maglia verde possiamo non guardarla più. Jorgensen tra l'altro è anche sesto nella maglia bianca, non malissimo, siamo settimi nei team, classifica combattività siamo primi, intentiamo di portarci a casa anche questa classifica, non sarebbe per nulla male. Vediamo solo un attimo ancora la classifica Pro Cycling a squadre, siamo terzi, quindi comunque stiamo facendo un bel Tour de France, eh? Stiamo facendo veramente un bel Tour de France, bene così, ovviamente la Jumbo Visma non si può andare a riprendere, però essere lì in bagarre con la UAE per il secondo posto non è affatto male. Ragazzi, detto questo vi ricordo appunto che oggi alle 16 vi aspetto qua su YouTube in live per andare ad iniziare il tour con la UAE, quindi avremo subito lo scontro diretto con la Jumbo Visma che l'abbiamo finita ieri, quindi quest'oggi alle 4 tour con la UAE qua live su YouTube. Poi vi ricordo sempre canale Twitch in descrizione, prima o poi tornerò, ve lo dico sempre ma non sto tornando, so cosa dirvi. E nulla, ci vediamo, mi raccomando, quest'oggi alle 4 qua su YouTube. Ciao ciao!